Oggi vi portiamo alla scoperta Anello Castanea delle Furie. Difficoltà è escursionistico, lunghezza circa 12 km, dislivello dai 404 del villaggio di Castanea fino al livello del mare, tempo di percorrenza 4 ore. Castanea deriva dal latino, il nome della pianta e del frutto del castagno, Castanea sativa, ma a sua volta deriverebbe dal greco Castania. Infatti in Tessaglia c'è un villaggio che porta il nome di Castania. E questo territorio affonda le sue radici anche nella storia bizantina e nella storia basiliana. Questa è la chiesetta della Madonna del Tonnaro. Siamo nei casali di Tramontana e questa chiesetta si fa il pellegrinaggio il 6, il 7 e l'8 settembre per la Madonna delle Grazie. Si porta su la Madonnina il pomeriggio del 6, tutto il 7 a disposizione dei fedeli che vengono in pellegrinaggio a dire, e si dice anche messa in questo santuario, e il giorno 7 sera scende in paese per la processione che sarà all'8. Ci troviamo sulla mulattiera che dal borgo di Castanea porta giù alla spiaggia di Santo Sabba. Come vedete è selciato in pietra con i muri di dividenda e veniva usata proprio per scendere giù al mare e poi per spostarsi da Santo Sabba verso le zone limitrofe. Santo Sabba è il più bel villaggio di tutta la riviera che va da Tramestieri a Villafranca. Questa è la strada del quadro di San Giovanni. Praticamente qua anticamente la tradizione dice che portarono una copia del quadro di San Giovanni da Rodia a Messina, perché la barca che lo portava non poteva attraversare lo stretto, e lo dovettero portare per questa strada del torrente Rodia. Arrivato nella piazza di San Giovanni, dove ora sorge la chiesa di San Giovanni, il quadro, la cassa che lo portava, si fece pesante e lì sorse la chiesa di San Giovanni e nacque la devozione per il santo patrono di Castanea. Qua siamo nel prospetto della chiesa di San Giovanni a Castanea. Abbiamo concluso il nostro percorso dell'anello di Castanea e noi stiamo cercando appunto di ridare vita ai nostri luoghi nel modo migliore.